sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a spacchettare finalmente un nuovo pacchetto di Cozy Corner Candles. Allora, se mi seguite da un bel po' sapete che questo sarà tipo il quarto o quinto unboxing dedicato a queste meravigliose candele. Sapete che ne ho tantissime in giro per la mia stanza. Sono le mie candele a tema bookish e non solo preferite. Vi ho fatto veramente tanti video riguardo a Clarissa, anche delle mie candele preferite, e ve li lascio nelle schede. Per quanto riguarda questo pacchetto, ho voluto acquistare tre candele molto speciali, e vi andrò a dire perché, per il Summer Restock. Quindi Clarissa ha riaperto il negozio per l'estate e sono riuscita ad accaparrarmi tre candele, appunto tre candele molto speciali. Come potete vedere, il packaging, diciamo, in realtà la scatola con cui manda le candele è cambiata, è più resistente, e inoltre anche la spedizione è molto molto più veloce e soprattutto più sicura. C'è un tracking, quindi se acquisterete su Etsy le candele, ovviamente vi lascio il sito di Etsy qui sotto, di Cozy Corner Candles, pagherete 8 euro circa di spedizione per un tot di candele. Poi ovviamente le spedizioni cambiano in base al numero di candele che comprate. Comunque io ad esempio ne ho comprate 3 e ho pagato 8 euro di spedizione, però ho avuto il pacco il giorno dopo che è stato spedito e poi avevo il tracking, quindi potevo controllare quando dovesse arrivare a casa mia con SDA, quindi è velocissimo e comodissimo e più che altro super sicuro, quindi pacchi veloci, sicuri e resistenti. Ho fatto questi tre acquisti, quindi direi che possiamo andare a spacchettare. Là, ecco come si presenta il pacco all'interno. Aspettate. Vedete? Tutto in grande sicurezza. Ora vi mostro le candele, c'è già un odore buonissimo. Ovviamente c'è il bigliettino di Clarissa che è dolcissima e mi ha scritto "To Gabs, finger crossed you love them" e auguri per il canale, bellezza. Grazie Clary, sei dolcissima. Ho detto Clary all'inglese comunque. E niente, andiamo a vedere le candele. Tolgo un po' questi. Allora, che meraviglia! La prima candela che vedo è stato un comeback nel negozio, perché in realtà apparteneva a un'edizione limitata, però è stata un comeback perché praticamente c'è stata la nuova uscita in Italia della Città di Ottone, quindi è stata super richiesta ed è tornata nel negozio, e sto ovviamente parlando di questa candela dedicata a Devabad, ovvero il luogo più importante della trilogia della Città di Ottone, proprio la Devabad Trilogy di S.A. Chakraborty. Ricordatevi di leggere La città di Ottone. Come potete vedere, la tin è in rose gold, perfetta per Devabad. Desired Devabad City of Brass. E solo il design mi fa impazzire letteralmente. Comunque, di cosa odora questa candela? Prima di leggerla vorrei andare ad odorarla. È buonissima ed è perfetta per Devabad. Il colore, come potete vedere, è verde, verde chiaro, il colore della candela, ed è buonissima, molto molto orientale, ed è perfetta appunto per Devabad, perché la città di Ottone e tutta la trilogia in realtà è ispirata a un mondo orientale rabbeggiante che ricorda molto Aladdin. È una candela meravigliosa. Allora, incenso che si sente tantissimo ovviamente, magia dei Deva e rame infiammato. È una candela buonissima ed è un odore molto particolare che non mi ricorda nessun'altra candela di Clarissa, ma in realtà nessun'altra candela che io abbia mai avuto. E come descriverlo se non orientale? È praticamente un incenso anche abbastanza dolce per quel che mi riguarda. Comunque questa è la candela ed è buonissima e perfetta per Devabad, e ciò mi rende felicissima. Quindi questo è stato appunto un comeback nel negozio, perché ovviamente tutti state leggendo, rendendomi molto fiera, La città di Ottone, e volevate questa candela, come giusto che sia. Poi, prossima candela. Anche questa candela è molto speciale perché è una sorta di preview di un prossimo comeback, quindi
un preview di una candela che tornerà nel negozio perché faceva parte di una collezione, la Royal Love Collection, che ha visto ritornare nel negozio le sue compagne come Laurent di Captive Prince, oppure Achille della canzone di Achille, ma non solo, insomma, della mitologia, Circe della mitologia, che è una candela che io ho e amo tantissimo. Anche lui faceva parte di questa collezione e quindi tornerà nel negozio in un prossimo restock, e sto parlando di lui. Alucard, il mio amato Alucard della serie Dark Shadow Magic della Schwab, detta anche Magic. Il colore è blu e questo è il design meraviglioso che io amo tantissimo. Lively Alucard, House of Hemery, mio Dio l'odore. Oddio, è buonissima. Io non so come fa Clarissa, veramente, non lo so. Crea degli odori perfetti per ogni personaggio. Comunque, questo odore è dolcino. Un odore che mi ricorda un'altra candela di cui parleremo dopo. Però è più sul dolce. Perché si sente tantissimo che qui si sposano il vino speziato con il miele. E c'è poi mare e silver coins, quindi monete d'argento. È meravigliosa. È proprio questo vino speziato, ma molto dolce. Molto più dolce dell'altra candela di cui parleremo. Buonissima, particolarissima, anche in questo caso perfetta per Alucard, perfetta per l'atmosfera che ricorda Alucard. Se conoscete il personaggio potete capire. È buonissima. Ve la faccio rivedere. Alucard con il suo colore. E là il design, diciamo, della candela. Anche questa rose gold. Buonissima. Ma poi il design è perfetto per Alucard. Vabbè, seconda candela super approvata, ma arriviamo alla terza. La terza candela è molto molto speciale. Perché? Perché è dedicata a un libro, a una serie di libri che presto vedranno in uscita un nuovo libro che in tantissimi aspettavamo e non era presente nel negozio, ma mi è stata mandata e l'ho comprata anche per una domanda importantissima, ovvero, visto che si tratta di questa meraviglia, ovvero Misty Forks, mamma mia, ma il design stupendo, ne vogliamo parlare? Ne vogliamo parlare? Comunque, già che si tratta di questa meraviglia che è Misty Forks, con questo colore stupendo che ricorda, oddio, è freschissima, l'adoro. Il muschio, si sente tanto muschio, ma anche rainy days, quindi giorni di pioggia, ovviamente a Forks. Legno è Le leggende dei Kyliute, ovviamente la candela è dedicata a Twilight. Poiché stiamo parlando di questa candela spettacolare Misty Forks che io volevo tantissimo, perché sapete quanto io ami la serie di Twilight. E sapete anche che fra meno di un mese ormai arriverà in Italia Midnight Sun per Fazzi Editore, quindi il nuovo libro di Twilight dal punto di vista del nostro amato Edward. Vorreste che questa candela qui, questa meraviglia che sa proprio di giorni di pioggia ed è fresca ed è fredda come il nostro vampiro e come la nostra Forks, tornasse nel negozio? E vorreste anche nuove candele dedicate a Twilight in generale, proprio per l'uscita di Midnight Sun? Fatecelo sapere qui sotto o ditelo direttamente a Clarissa. Comunque, sarà che io sono legatissima a Twilight da morire, ma questa candela mi rende felicissima e forse, ma più per una cosa affettiva, è la mia preferita fra le tre. Comunque, piccolo recap, perché questi erano i miei tre acquisti. E voilà, sono loro tre i miei acquisti, quindi Devabad dal sapore, certo, perché mo me le magno, dall'odore orientale di incenso soprattutto, Alucard che va a mischiare un vino speziato con il miele, quindi un odore abbastanza dolce, eppure c'è comunque il vino all'interno, dedicato ai Dark Shadow Magic, e Forks, Misty Forks, dedicata a Twilight. Ricordate di farci sapere se volete che ritorni nel negozio o comunque se volete altre candele di Twilight per l'uscita di Midnight Sun. Queste sono le tre meraviglie delle meraviglie, con i design stupendi e meravigliosi. Prima, parlando di Alucard, vi volevo parlare anche di quest'altra candela che è stato uno dei miei ultimi acquisti, ovvero quella dedicata a Lestat di Anne Rice, la serie di vampiri di Anne Rice, che è molto bella come design,
come potete vedere, un bordeaux meraviglioso con questo design all'antica meraviglioso, molto romantico, e che ha proprio l'odore di magnolie, vino invecchiato e le strade di New Orleans. Perché ve la mostro? Perché è l'unica candela che posseggo che potete trovare ancora nel negozio di Cozy Corner Candles, che è quasi sold out. Oltre a questa qui, che è una delle mie preferite e che ha il vino, ce ne sono altre. Vi volevo parlare di questa perché, appunto, rispetto ad Alucard, questa qui ha il vino, eppure è più acidognola, mettiamola così, c'è molto di più il vino e c'è, non c'è praticamente il dolce di Alucard. Quindi, per farvi capire come Clarissa riesca a creare questi odori incredibili e perfetti per i personaggi. L'estat è ancora nel negozio, vi ho lasciato nell'info box il link, quindi se volete andare ad accaparrarvela, correte, perché ce n'è una sola. E oltre all'estat ce ne sono altre, in particolar modo Simon & Buzz di Carry On e Trick di Nevernight, se non ricordo male, e qualcosa di Six of Crows. Comunque qui sotto trovate le candele, e se volete acquistare su Cozy Corner Candles, vi ricordo che io sono una rep del negozio, quindi una rappresentante del negozio, e se vi va potete usare per avere il 10% di sconto il codice COZYFANGIRL, per farvi avere un po' di risparmio, insomma. Comunque, questo è l'unboxing, vi ho detto tutto, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate di queste candele, se ne avete acquistate alcune anche voi, se queste le avete, volete parlarmi della vostra opinione a riguardo, fateci sapere soprattutto per le candele di Twilight, e niente, nell'info box tutte le altre info utili. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi sia stato utile in qualche modo e vi abbia dato positive vibes. Grazie mille a Clarissa per creare queste meraviglie. E niente, vado a posizionarle nella mia libreria, non vedo l'ora. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!